Gentili ascoltatori appassionati di calcio, buona serata da Giulio Delfino, dunque Antonio Monaco che grazie alla collaborazione tecnica di Stefano Buganevi racconteranno questo ultimo atto del campionato di Serie B. Inutile sottolineare l'importanza della posta in palio, perché qui insomma si tratta di una gara secca in cui si deciderà la promozione in Serie A, il terzo posto in Serie A dopo quelli conquistati dal Carpi e dal Frosinone. Dunque il Pescara contro il Bologna allo stadio Dall'Ara, all'andata finì 0-0 e quindi Bologna e Pescara si giocano tutto in questa partita dove il Pescara è costretto a vincere mentre il Bologna ha a disposizione due risultati su tre, perché essendo arrivato prima in campionato, essendo arrivato davanti agli uomini di Massimiliano Oddo, ha comunque trovato la possibilità di giocarsi la promozione con due risultati su tre. Ricordiamo quindi che il Bologna può vincere e può pareggiare per accedere alla Serie A, il Pescara ha un solo risultato, la vittoria, l'impresa qui al Dall'Ara deve strappare il biglietto per la promozione in Serie A e poi può strappare anche lo champagne in caso in cui riuscisse a vincere. Brugman va via, il servizio per Melchiorri, la conclusione di poco alta sopra la traversa, il servizio a destra per Politano che avanza lato corto dell'area di rigore, pallone sul sinistro, la conclusione bloccata a terra dal portiere del Bologna da Costa. Bellissima finale qui a Dall'Ara tra Bologna e Pescara. Il vantaggio del Bologna, Sansone, 1-0 per il Bologna al 36esimo minuto, un sinistro potentissimo sotto l'incrocio dei pali, niente da fare per il portiere del Pescara Fiorillo, Bologna 1, Pescara 0, a te Barchesi. D'accordo Delfino, ti restituisco subito la linea. Delfino. Gianluca Sansone dunque ha portato in vantaggio il Bologna, un'azione in area di rigore, ma un assist praticamente di un difensore del Pescara che sul cross di Acquafresca nel tentativo di deviare il pallone lo ha letteralmente regalato a Gianluca Sansone che ha dato la conclusione con un sinistro potente, preciso, sotto l'incrocio dei pali, niente da fare per il portiere del Pescara Fiorillo, l'errore del giocatore del Pescara Torreira, che ha dato esatto, Torreira, che è sceso per andare una mano Giulio al centro dell'area di rigore, è entrato per liberare l'area, il pallone gli è andato dall'altro lato, è terminato proprio nell'area di competenza di Sansone che ha lasciato partire un tiro di rara potenza, un siluro che naturalmente si è infilato sotto la traversa, nulla da fare per Vincenzo Fiorillo che tra l'altro era anche appostato a centroporta, ma è stato davvero un grandissimo tiro, una conclusione che al 36esimo di fatto sblocca il match con il Bologna che è passato in vantaggio. Tra l'altro l'intervento sciagurato da parte di Torreira è stato dovuto ha facilitato anche la conclusione di Sansone, perché è intervenuto in scivolata ma non è che ha dato il pallone raso terra all'attaccante del Bologna, gliel'ha dato anche che rimbalzava leggermente, quindi Sansone ha aspettato il rimbalzo giusto, ha caricato il sinistro, una mina sotto al set, niente da fare per Fiorillo che ha visto partire il tiro, ma il pallone quando l'ha visto partire era già dietro alle proprie spalle. Il Bologna recupera nuovamente con Matusalem, il servizio per Laribi in avanti, grandissima giocata da parte di Sansone che va via con un colpo di tacco davvero bellissimo, supera un altro avversario, entra in area di rigore Sansone, la conclusione parata dal portiere Fiorilli, che azione, se avesse segnato sarebbe venuto giù lo stadio Monaco, che azione quella di Sansone. Spettacolare, veramente ha saltato tutta la difesa del Pescara, finta, doppio finta, colpo di tacco, gol incredibile, poi ha atteso l'uscita di Fiorillo, ha provato il diagonale ma bravissimo Fiorillo, non passa, attenzione a Pescara in area di rigore, Pasquato ha pareggiato per il Pescara al 12esimo minuto, al 10° minuto del secondo tempo, pareggia Pasquato, incredibile davvero il calcio, era andato via Sansone per la possibilità del 2-0, guarda Sansone Monaco, è ancora nell'area di rigore del Pescara, avesse segnato il 2-0 sarebbe finita la partita Monaco, e invece il Pescara è riuscito a segnare l'1-1 con Pasquato che ha segnato il gol. Adesso i giocatori del Pescara stanno dicendo qualcosa al direttore di gara, non riesco a capire sinceramente cosa, comunque si riapre il match, grande nervosismo dalla panchina del Bologna, abbiamo visto un giocatore calciare il pallone con violenza in campo, si trattava di Daniele Cacia, arrabbiatissimo per quanto avvenuto, ancora un po' di maretta in mezzo al campo, comunque sta di fatto che la partita viene completamente riaperta dal gol realizzato dal Pescara, ha segnato Pasquato, incredibile quanto avvenuto, Sansone stava per segnare il 2-0 e stava per finire la partita, poi invece in contropiede è arrivato l'1-1 del Pescara realizzato da Pasquato. Monaco. Mi
miracolo di Fiorillo, capovolgimento di fronte, triangolo del Pescara, tre passaggi con Memusciai, il colpo di testa ad appoggiare da parte di Melchiorri, stop di petto di Pasquato all'interno dell'area di rigore. Si sono fatti trovare impreparati i centrali della formazione di Delio Rossi e grandissimo gol di Pasquato per l'1-1. Pescara va via in contropiede, la conclusione, pallone fuori di pochissimo, il Pescara sfiora il gol del vantaggio, ma sono arrabbiatissimi i giocatori e il pubblico del Bologna per un fallo non concesso alla squadra di casa. E adesso è partita verissima anche dal punto di vista del nervosismo, sta succedendo davvero di tutto qui allo stadio e dall'area di Bologna, partita apertissima. Attacca il Pescara, Pasquato va via a sinistra, viene fermato fallosamente, attenzione, secondo giallo fuori in Baie, secondo giallo, veramente ingenuo il giocatore del Bologna perché sapeva di essere ammonito, è andato a commettere questo fallo su Pasquato con un'ingenuità clamorosa, lascia il Bologna in 10. Attenzione, attenzione, si sta arrabbiando anche Matusalem che sta prendendo a male parole l'allenatore Delio Rossi, gli ha detto lo dovevi cambiare prima, l'ha proprio mimato, gli ha fatto il cenno del cambio e poi ha buttato una borraccia in gesto di stizza, un gesto di stizza nei confronti dell'allenatore. Il Bologna gioca in 10 contro 11 e il Pescara sta assediando l'area di rigore avversaria, ennesima azione ed ennesimo pallone che viene allontanato dai difensori della squadra di Delio Rossi. Puccino dalla lunga distanza alla parata di Da Costa in calcio d'angolo su questa conclusione improvvisa da parte del difensore del Pescara che ha rotto gli indugi e da 25 metri ha lasciato partire una conclusione. Pescara che continua a crederci anche se i minuti passano, ne mancano 6 al 90esimo. Attenzione, cross Lazzari, incredibile palla gol fallita, poi mischia e pallone che finisce fuori. Cosa si è mangiato Lazzari? La palla del 2-1, un colpo di testa che poteva davvero far male e invece ha regalato il pallone al portiere del Bologna Da Costa. Incredibile davvero, palla gol del Pescara, Lazzari lasciato solissimo, non ha castigato la difesa del Bologna e ha regalato il pallone a Da Costa. Errore clamoroso questo di Lazzari. Pasquato, calcio di punizione, parte il tiro deviato dalla barriera del Bologna, pallone che finisce alto sopra la traversa, si riprenderà con un calcio d'angolo, davvero da infarto questa partita per i tifosi del Bologna. Ricordiamo poco fa la clamorosa palla gol avuta da Lazzari per il Pescara, di testa solo davanti al portiere, gli ha regalato praticamente il pallone. Calcio d'angolo per il Pescara che insiste, 88 e 30 sul cronometro, mischia in area di rigore, colpo di testa fuori di pochissimo, pallone che tocca l'esterno della parte alta della rete e dall'illusione ottica del gol qualcuno avrà visto la palla finire in rete e avrà veramente avuto il sangue gelato in quella circostanza. Crampi fortissimi per un giocatore del Pescara in area di rigore, è stato lo stesso giocatore che ha colpito di testa il pallone, Salamon, che poi è finito a terra e adesso si sta facendo soccorrere dai compagni di squadra. Una mischia, mamma, incredibile, giocatore, in area di rigore, in mezzo a tre avversari che lo avevano anche trattenuto per la maglietta, è riuscito a colpire di testa il pallone, adesso lo stanno aiutando perché ha dei fortissimi crampi. Mancano 3 minuti e 50 secondi alla finale del campionato di Serie B, il Bologna in questo momento in Serie A, ma il Pescara insiste, Pasquato in possesso di palla, chiamano tutti palla in area di rigore, ecco il cross, Melchiorri, il colpo di testa, traversa, incredibile, incredibile, com'era successo contro l'Avellino al 91esimo. Scusa Giulio. Pallone che è finito in area di rigore, fallo commesso nei confronti del portiere Da Costa da parte di Lazzari e dunque calcio di punizione in area di rigore a favore del Bologna e Da Costa va a baciare la traversa. Dopo questo calcio di punizione è tornato indietro prima di mettere a terra il pallone, ha baciato il guanto destro ed è andato a stamparlo questo bacio Melchiorri sulla traversa. Ha colpito 3 traverse in queste 2 gare, una in casa a Pescara e 2 oggi, una nel primo tempo l'ha scheggiato la traversa e l'altra adesso con Da Costa battuto, ma che poi è stato bravissimo a bloccare il pallone. È un finale davvero da sconsigliare ai deboli di cuore. Esatto, Melchiorri in possesso di palla, il colpo di tacco, avanza, insiste il Pescara, Lazzari va al cross dentro, Da Costa blocca ancora lui il pallone. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questa partita vibrante tra il Bologna e il Pescara, una finalissima davvero molto bella tra queste due squadre che stanno onorando il campionato di Serie B. Il Bologna vicino alla promozione, il Pescara vicino all'impresa, ma per ora è il Bologna ad avere la meglio. Rinvio del portiere Da Costa, pallone che spiove nella zona di Cacia, che ha la meglio, Cacia, attenzione, salta il portiere, Cacia può segnare il gol della Serie A, niente da fare, recupera il Pescara, si arrabbiano quelli del Bologna perché comunque un fallo c'era stato, viene lanciato un pallone in campo da parte di un dirigente del Bologna che si trovava in panchina, episodio davvero poco sportivo e lo rimandano ancora dentro i giocatori del Bologna. Insiste il Pescara, da destra il cross, ennesima mischia in area di rigore, il colpo di testa, pallone che viene allontanato
insiste Lazzari, controlla il pallone, lo mette a terra, ancora all'indietro il Pescara che attacca, tutto il Pescara nell'area di rigore avversaria, Bologna che si difende, un minuto alla conclusione, cross dentro, allontana ancora il Bologna, poi Laribi spazza via il pallone. 2 minuti e mezzo di recupero nel corso di questo secondo tempo, ne manca 1 e mezzo alla conclusione, un altro pallone che viene mandato in campo dalla panchina del Bologna e c'è un altro pallone in campo, il direttore di gara non ancora se ne è accorto. Calcio di punizione a favore del Pescara, è un giocatore del Pescara, Sansovini, che va a raccogliere il pallone e lo allontana fuori calciandolo nervosamente in curva. Fallo laterale a favore del Pescara, ultima azione per la squadra abruzzese, siamo nell'ultimo dei 4 minuti di recupero, i tifosi del Bologna, chi con le mani agli occhi, tutti in piedi, stanno soffrendo per questo finale, ancora un passaggio dentro e portiere che blocca il pallone. Forse è fatta per il Bologna, perché ormai mancano 45 secondi alla conclusione e il portiere Da Costa ha il pallone tra le mani. Da Costa che poco fa è andato a baciare la traversa, a stampare con il guanto destro un bacio sulla traversa che lo ha salvato 2 volte in questi playoff, una volta al 94esimo contro l'Avellino e questa sera al 91esimo contro il Pescara sulla traversa colpita da Melchiorri. Pescara che però recupera palla, c'è il tempo forse per l'ultima azione, 20 secondi alla conclusione, Pasquato in possesso di palla e finisce la partita, il Bologna in Serie A dopo un anno di purgatorio e dopo 95 minuti di atroce. Scusa sofferenza. Giulio, commento per Delfino, vai pure Giulio. Sì, il Bologna in Serie A, stavamo dicendo, Bologna in Serie A, il Pescara, i giocatori del Pescara sono tutti a terra stremati per questa impresa sfiorata ma non riuscita, perché al 91esimo la traversa ha negato la promozione al Pescara, la traversa colpita da Melchiorri, il Bologna ha sofferto in 10 contro 11, un errore clamoroso quello di Delio Rossi che ha lasciato in campo un giocatore già ammonito e a rischio, Baillet è stato espulso e il Bologna negli ultimi 20 minuti ha sofferto tantissimo prima di poter festeggiare la promozione. Bologna che torna in Serie A, ma Pescara che esce veramente a testa alta. Monaco è arrivato settimo Bologna. In campionato, ma ha fatto tremare tutte le un grandi. Grandissimo Bologna, ma consentiteci, un grandissimo Pescara che esce con l'onore delle armi, attaccato fino alla fine alla ricerca del gol e promozione che non è arrivato. Passa il Bologna in Serie A, ma avrebbe meritato la stessa promozione in A anche il Pescara. Una grandissima squadra quella abruzzese, una grandissima squadra quella del Bologna che ora festeggia con i 30.000 del Dallara, mentre i 3.000 tifosi abruzzesi comunque applaudono la squadra e chiamano i giocatori sotto la curva. Un attenzione Monaco, il finale del basket. Allora ancora 10 secondi Massimo per Delfino. Anche di meno Maurizio Ruggeri, sì, è finita, sì. Bologna in Serie A, il Pescara resta in Serie B a testa. Grazie. Altissima, ciao.